Legacy è un film che ha avuto un forte significato per tanti fan della saga, fan che sono cresciuti con il mito degli anni 80 dei Ghostbusters e che adesso trovano questo mito non solo rinnovato, ma proiettato verso una nuova epoca, verso il nuovo millennio, diremmo quasi. E questa cosa si riflette fortemente nel doppiaggio, ovviamente. Il doppiaggio formato da, curato da persone che hanno conosciuto e amato il film di Ghostbusters alla sua uscita negli anni 80, nell'85, e da giovani e talentuosi protagonisti che hanno scoperto gli acchiappafantasmi lavorando in prima persona a questa avventura, proprio come le star del cast americano che sono state scelte da Jason Reitman per interpretare i personaggi. Ora, a presentare con me questo panel, che è il primo nostro di Ghostbusters Italia, un amico a Capo Fantasmi, una persona che deve proprio ai Ghostbusters il suo amore per il doppiaggio, amore che lo ha accompagnato lungo un percorso che passa dal Trono di Spade, Ratatouille, passando per Hobbit, It, capitolo 2, fino a quelle che lui definisce le sue due battute più importanti della sua carriera, quelle che pronunciate in Ghostbusters Legacy, niente meno che il dottor Igo Spengler, Edoardo Stoppacciaro. Grazie. E sul palco insieme a me un collega acchiappafantasmi, amico fraterno, mente enciclopedica che non può mancare ogni volta che si parla di cinema, autore di fantastiche biografie di personaggi del calibro di Peter Sellers, Leo Gullotta e Nino Manfredi, grande appassionato e conoscitore della saga di Ghostbusters, e qui con me Andrea Ciapparoni. Grazie, grazie. Senza ulteriori indugi, chiamiamo sul palco i protagonisti di questa avventura, un giovanissimo attore tutto genio e discreto altezza, ce ne siamo accorti prima, una personalità versatile ma già così peculiare da prestare la voce al giovane Zlatan Ibrahimovic nel film a lui dedicato, per noi la voce dell'adorabile nerd complottista dai facili entusiasmi, podcast interpretato da Logan Kim, signori e signori, Valeriano Corini. Eccolo. Maestro, si accomodi dove vuole. Una delle voci più amate della sua età, figura in opere immensamente popolari come Stranger Things, è qui con noi dopo aver prestato la voce al simpatico e spigliato Trevor dei Ghostbusters Legacy, interpretato da Finn Wolfhard, Giulio Bartolomei. Abbiamo una bravissima figlia d'arte, un grande talento e un grande cuore. Non è la prima volta che si trova a fronteggiare fantasmi e oscure presenze, ma che ha già doppiato la protagonista della fortunata serie The Haunting of the Hill House e di Annabelle 3. Ruoli quest'ultimi interpretati da una giovane, straordinaria attrice che è McKenna Grace, che è entrata nel nostro cuore come Phoebe Spengler in Ghostbusters Legacy, a doppiare la geniale nipote del nostro immortale Egon, Lucrezia Roma. Una grande voce del doppiaggio italiano, attore di cinema e teatro, noto al grande pubblico e soprattutto al pubblico di Romix per aver reso immortali personaggi come Raul nei film di Kenny il Guerriero, qui per noi ha doppiato Winston Zeddemore, interpretato da Ernie Hudson, Dario Oppido. Ma non certo per importanza, il timoniere di questa compagnia, colui che in Italia si è assunto il compito di traghettare per amore i Ghostbusters, nel nuovo millennio, una delle voci più amate del doppiaggio è Wolverine in tutti i film nei quali compare l'artigiano canadese, è Brendan Fraser nel film della mummia, è Colin Firth, Mickey Rourke, Russell Crowe, Richard Armitage in Hobbit, attore e regista teatrale per noi Ghostbusters, voce dell'impagabile sceriffo Domingo, signori e signori, Fabrizio Cucci. Era artigiano, no artigiano, grazie. Artigiano. Prego, accomodatevi pure. Accomodatevi. Bene, ci siamo tutti. A questo punto io entrerei nel vivo e lascerei la parola ai nostri ospiti. Abbiamo un cast anagraficamente molto variegato. Una curiosità,
chi di voi conosceva già Ghostbusters e chi invece come protagonisti di Legacy ha fatto la loro conoscenza col film del 2021? Lo rifacciamo rispondere a Valeriano? Vai. Tu già conoscevi il mondo Ghostbusters o l'hai conosciuto con Ghostbusters e Legacy? L'ho conosciuto con Ghostbusters e Legacy. Ok, bene. E Lucrezia? Io lo conoscevo solo con la canzone Ghostbusters. Ce l'hai, ok, mi sembra. Però l'ho conosciuto anch'io con questo film. Mi sembra un ottimo punto di partenza. Diciamo, sentiamo Giulio. Puglio che la cosa. Andiamo. No, io lo conoscevo solo di nome, insomma, poi facendolo, sì. Cioè, lo conoscevo solo di nome, però non l'avevo mai visto il film. E ti sei ritrovato con lo zaino protonico, di punto in bianco. Dario? No, io conoscevo l'uno, il primo, e il due. E il terzo non l'ho mai visto, anche perché... Il terzo è questo? No, voglio dire, quello... Ufficialmente è questo. Ufficialmente è questo. Sì. Va bene. No, mi hai guardato in un modo che sembrava che partisse già un raggio o qualcosa. No, ok. Quindi il primo, l'uno e il due, io ovviamente l'ho già visto e apprezzati più di una volta. Beh. Fabrizio, tu conoscevi già Ghostbusters, ne avevi sentito parlare? Io non fosse altro che per la veneranda età, ovviamente conoscevo perfettamente il prodotto, e non solo lo conoscevo, ma ero un grande fan dei primi due film, il terzo non ne voglio parlare, quindi per me è stato molto non semplice, perché comunque è una grossa sfida andarsi a misurare con quella roba lì, con i primi due film. Conoscevo anche ovviamente il cartone animato, insomma mi muovevo nel mio mondo, questo sicuramente. Però abbiamo dovuto fare molta attenzione a muoverci nella maniera giusta. Bene. Allora, la prima domanda la farei proprio a Valeriano. Bene. Allora, chi è più giovane del cast? Tu hai doppiato l'entusiasta del gruppo podcast. Lui è sempre a mille e anche il personaggio più inevitabilmente comico del film. Una comicità vecchio stile, potremmo dirarla. Tu preferisci i ruoli comici o quelli drammatici? O magari un mix delle due cose quando doppi? Vuoi essere sincero? Sì. Non ho capito nulla. Tu preferisci doppiare dei personaggi drammatici o comici? Tutte e due. Ok. È un camaleonte. Io vorrei fare una domanda a Lucrezia. Dicevamo prima, non è la prima volta che ti trovi alle prese con i fantasmi. Certo, qui sei tu che li fai neri, nelle altre cose che hai doppiato erano un po' più spaventosi e terrificanti. Era il viceversa. Esatto, erano un po' più pericolosetti. Ma come ti poni con il genere horror? Cioè, sei più tipo da fantasma o da commedia romantica? Che ne so, ti piacciono gli horror? Ti ci trovi a tuo agio? Sì, sono un amante degli horror, li ho visti tutti. Tant'è che Megana Grace l'ho già doppiata in Anna Beltrier, e è un'attrice fantastica, mi è proprio piaciuta doppiarla e fare il suo personaggio. Bene, quindi she ain't afraid of no ghost, possiamo dire con una certa sicurezza. Brava, ottima risposta. Giulio invece ha doppiato Trevor, un ragazzo con la risposta pronta, scanzonato ma non privo di un lato tenero, di un coraggio che esplode nella scena finale. Senti di avere punti in comune con questo personaggio che hai doppiato? Ma forse sono un po' più pipone rispetto a Trevor. Sono più, magari, forse ha preso anche un leader alla fine del film. Mi ci ritrovo abbastanza su Trevor, materialmente. Beh, poi tu con Finn Wolfhard ci sei praticamente cresciuto, dai. Sì, praticamente, a parte la prima stagione, che non ero io, insomma, era Tommaso Di Giacomo, poi lui è cresciuta la voce, invece Finn è rimasto un ragazzino, e allora sono subentrato io, e sì, siamo insomma cresciuti insieme, quindi... Sì, perché questa è una cosa alla quale noi magari del mestiere
siamo abituati a pensare fino a un certo punto, ma quando ti cambiano la voce a un attore che conosci, che ami, che segui da tempo, è veramente brutto per chi vede il film o la serie, appunto. Quindi è bello vedere tutte queste riconferme, insomma, che hanno portato il pubblico, secondo me, anche a sentirsi ancora più a suo agio. Si immagina sempre la stessa voce. Certo, perché poi dopo un po' non pensi più al doppiaggio, pensi è lui che parla in italiano, quindi poi ti cambia la voce, cioè, che è successo? Chi è questo? E invece no, è molto importante. E io poi volevo chiedere una cosa a Dario. Tu ti sei trovato a doppiare Winston, che era un personaggio che nei primi due film era rimasto sempre un po' in sordina, era un po' relegato al ruolo di spalla, lui, il suo personaggio aveva subito numerosi tagli, soprattutto nel primo film, invece è uno dei personaggi più amati dal pubblico, perché poi Ernie Hudson, che è sempre rimasto molto legato a Ghostbusters, è sempre andato a tutte le convention, spesso anche portandosi la divisa, ha interagito molto con i fan, e qui in Ghostbusters Legacy finalmente lo troviamo ad avere una sua storia ben definita, anzi lo troviamo che da che era la spalla del gruppo qui è diventato un po' il traino, perché è lui che mette i soldi fondamentalmente, e ha avuto modo finalmente di svilupparsi. Tu sapevi già qualcosa di questo personaggio, avevi già delle idee quando ti sei trovato a doppiarlo, o sei arrivato libero da qualunque pregiudizio e ti sei abbandonato a quello che vedevi? Ma io devo dire, il personaggio di Winston non ha tantissime battute, è molto presente perché comunque ha dei momenti proprio durante tutto l'arco temporale della storia, quindi sono tutte battute e presenze comunque importanti, assolutamente. Però diciamo che il classico, io venivo dalla conoscenza di Ghostbusters 1 e 2, e quindi io mi ricordavo la marginalità del personaggio in generale, e infatti è stato estremamente necessario il lavoro fatto da Fabrizio nella direzione, perché quando ci sono proprio questi tipi di meccanismi, che avere la direzione che ti mette nelle condizioni, nello stato d'animo opportuno, proprio in considerazione dell'importanza di questo ultimo film che è Legacy, che è riuscito a ricostruire in maniera magistrale, lì da doppiatore hai necessità ovviamente di entrarci con un certo spessore, no? Proprio perché poi invece questo ultimo film esplode in maniera diversa, infatti si diventa traino stesso di tutto il fenomeno proprio in generale, chiude addirittura il film. È stata un'esperienza per me bellissima, emozionante. E ringrazio ancora, insomma, Fabrizio per il mio diretto e per avermi, insomma, voluto. Io poi devo dire, mi sono trovato casualmente ad assistere al turno in cui Dario doppiava Winston. Non volevo dirlo perché non volevo magari dire cose che non dovevo dire. Ero lì zitto in un angolo, io dovevo essere al turno successivo. Sono inavvertitamente arrivato quelle 2 ore e mezza in anticipo e quindi mi sono rialzato in sala, non era premeditato, figurati. E devo dire, vedendo Dario e Fabrizio al lavoro e godendomeli da spettatore, è stato proprio emozionante, perché una cosa che Dario, e non lo dico per piaggeria perché qui, ma una cosa che Dario ha messo già dalle prime incisioni, già quando ancora stava prendendo le misure, una quantità di cuore spropositata, e devo dire che il personaggio di Winston, anche grazie a Dario, è emerso in un modo forte ma anche dolcissimo, e per chi come me è cresciuto amando questi personaggi è stata proprio una botta emotiva potente. Io a questo punto mi aggancio a quello che ha detto Dario per fare un'altra domanda a Fabrizio. Com'è stato trovarti in questo ruolo di timoniere della squadra, ma anche di traghettatore di questo mito dagli anni 80 al nuovo millennio? Cioè, come ti sei relazionato a questa, a dover far capire di che cosa si stava trattando ai nostri giovani protagonisti, lavorare con Dario, con Cristiana Lionello che è tornata nel ruolo di Janine, quindi sia con veterani della saga sia con new entries? È chiaro che per un vecchio, lo dico con tristezza, ma è un fatto, un vecchio nerd
amante di un certo cinema e un grande amante di questo film, di questi due film che ho interrato a casa in diverse versioni, in diversi cut. Come ho detto, sono veramente un vecchio nerd. È chiaro che l'impegno era pesante perché l'eredità era enorme e quindi la paura di sovrapporsi in maniera sbagliata a quello che era già stato fatto per me è stata la bussola di tutto il lavoro. Cioè, mi sono ovviamente riguardato i film precedenti, devo dire che tra l'altro con Ghostbuster Italia c'è stata una grande collaborazione per andare a ricostruire quelle che erano certe battute, certi momenti, certe atmosfere, anche se il film è chiaramente una prosecuzione, cioè non è un remake, non è una costola, ma è esattamente lo sviluppo naturale di quello che erano i primi due film ed è secondo me il grande pregio di questo film. E devo dire peraltro un grande lavoro l'ho fatto proprio con Edoardo, a cui praticamente ho rotto le palle tutti i giorni per confrontarci su ogni singola battuta, su ogni passaggio, su ogni cosa. Io mi sono molto affidato alla sua conoscenza totale di questo prodotto. La cosa poi con lavorare con i ragazzi è stato semplicissimo perché sono di una bravura, di un talento e di una recettività che è veramente stato semplice. Ci siamo, come dire, capiti immediatamente, loro hanno capito subito esattamente quello che volevo da loro e da grandi giovani professionisti straordinari doppiatori che sono hanno fatto un lavoro meraviglioso. Io voglio ringraziarli ancora una volta per quello che hanno fatto. Grazie anche a nome dei fan, davvero, a tutti voi, anche perché voglio dire un'altra cosa, soprattutto ai nostri giovani protagonisti. Noi con l'associazione di Ghostbusters Italia abbiamo modo di interfacciarci e di sentire molto spesso le campane e i commenti e le considerazioni di tanti fan, soprattutto tramite social, e siamo molto felici di dirvi che le vostre interpretazioni, grazie sicuramente alla bravura degli attori, ma io parlo proprio delle interpretazioni che il pubblico italiano si è goduto al cinema con le vostre voci, i vostri personaggi sono già entrati nel cuore dei fan e già entrati nel mito, tanto che più di una persona, parlando proprio del doppiaggio, persone che non hanno visto il film in originale, mi hanno detto mi sono talmente affezionato, mi sembrava talmente di conoscerle queste voci, erano talmente familiari, quello che dicevamo prima, anche l'importanza di mantenere spesso le voci di attori che sono già stati doppiati, quel doppiatore o doppiatrice, mi sembravano così familiari che io adesso ho più voglia di sapere che cosa succederà a questi personaggi nuovi di quanto io magari ne abbia di rivedere i vecchi Ghostbusters in un altro film. E questa è una cosa enorme, perché i fan di Ghostbusters sono notoriamente dei rompiballe di proporzioni bibliche, per restare in tema. E quindi ci tenevo a dirvi che siete entrati veramente nel cuore dei fan italiani per direttissima. Un personaggio minore, tu fai Egon nella scena. Bene, sì. Nella scena aggiunta post credit il film è due battute solamente, però tu le ritieni le più importanti della tua carriera. In assoluto. Ci vuoi raccontare com'è andata? Però prima vi voglio raccontare un velocissimo aneddoto. Noi di Ghostbusters Italia abbiamo partecipato all'anteprima stampa, lo vedevamo per la prima volta doppiato insieme a Edoardo. Se ti ricordi, c'è stata una persona che entusiasta alla fine del film si guardava il manifesto, un film meraviglioso, bellissimo, poi meno male che hanno chiamato il doppiatore per fare Igor, il doppiatore originale. Ma guarda, gli ho fatto un complimento bellissimo a Edoardo Stoppacciaro, perché l'aveva scambiato per Mario Cordova. E complimento non da poco. Esatto, quindi mi devi raccontare, ci devi raccontare com'è andata. Com'è andata?
Con Fabrizio ci sentivamo appunto quotidianamente per confrontarci sul testo e Fabrizio mi dice: guarda, è un film dove i personaggi sono tutti o troppo giovani o troppo grandi per te, quindi ti ho chiamato a fare una cosetta minuscola, c'hai 8 righe in tutto, sono proprio due cosette microscopiche. E io gli ho detto: Fabri, ma stai scherzando? Ho detto: Busters, io vengo anche a fare uno starnuto fuori campo che poi verrà messo muto e che non si sentirà mai, ma sono felice. E quindi io vado tutto tranquillo al mio turno, mi presento appunto 2 ore e mezza in anticipo, così mi sono potuto anche spizzare il turno di Dario, il turno di Cristiana che doppiava Janine, e quindi già bello carico di aver visto i miei meravigliosi colleghi al lavoro. Vabbè, dai Edo, adesso tocca a te, facciamo le tue 8 righe e io doppio uno dei ragazzi del fast food nella scena di: oh mio Dio, la carne, la sta vomitando. Erano 6 righe. Quindi Fabrizio e Monica Simonetti, l'assistente, mi dicono: guarda, adesso ci dovresti fare un PF, quello che tecnicamente si chiama PF, per favore, cioè amico, collega, doppiatore, sappiamo che hai già fatto un ruolo, c'è un'altra cosa piccolissima, ti va di farci pure quella? E, ovviamente, sì, figurati. Vai all'anello 753, il film è diviso in anelli, tecnicamente. Quindi io vado al 753, che era proprio a fine film, e all'anello 753 c'erano soltanto 2 personaggi che parlavano, Igor e Janine. Io mi sono girato verso, sta venendo da piangere adesso, pensate, mi sono girato verso Fabrizio, ho guardato Monica che mi guardava con la faccia così, Fabrizio col sorriso fino a qua sopra, e niente, io come un deficiente al suo primo turno sono scoppiato a piangere, al punto che Monica Simonetti mi è venuta ad abbracciare, l'assistente al doppiaggio, e mi sono approcciato a questo popò di personaggio cercando di ricordarmi ovviamente l'interpretazione di Mario, e cercando di ricordarmi che io ho passato l'infanzia a giocare con i personaggi, con i pupazzetti dei Ghostbusters e a fare la voce di Igor, e quindi ho cercato di mettere quell'amore lì, spero che sia arrivato. Fabrizio mi ha fatto lo scherzo più bello che si potesse fare, veramente, nella vita. In realtà il personaggio per cui lo avevo chiamato era quello, ma non gliel'ho voluto dire assolutamente, credo che fosse una sorpresa. Diciamo che è stato un regalo da parte mia per un attore che io stimo infinitamente. Grazie. E posso testimoniare che il nostro Edoardo, quando ha visto Egon Spengler, ha pianto sul serio. 2 occhi come 2 peperoni. Ha aiutato anche un po' a fare la voce incolata. Evitare i singhiozzi. Beh, le abbiamo sentiti parlare naturale. Io, prima di far salire il presidente di Ghostbusters Italia, io direi di tornare per un momento a goderci quello che hanno fatto i nostri ospiti con il trailer di Ghostbusters Legacy, che è uscito, ricordo, il 18 novembre dell'anno scorso. Vai col trailer! I nostri ospiti meravigliosi per averci offerto questo piccolo spaccato di un turno di doppiaggio di un film di Ghostbusters, e voglio chiamare sul palco a questo punto il cuore degli acchiappafantasmi italiani, persona meravigliosa, motore e propulsore protonico di tutto quello che noi facciamo, Massimo Piana, GP Max, presidente di Ghostbusters Italia. Premia GP Max. Grazie Edoardo, grazie Andrea, e benvenuti a questa meravigliosa giornata dedicata a Ghostbusters Legacy e al futuro di Ghostbuster, perché grazie a voi, alla vostra professionalità, al vostro talento, Ghostbuster è ancora più carico qui in Italia. E proprio per questo motivo Ghostbuster Italia, l'associazione culturale, vuole omaggiarvi di una targa per tutto l'amore che avete dato per questo film, per la vostra professionalità e per il vostro futuro, che ve lo auguriamo veramente spettacolare. Iniziamo con il maestro. Vecchio maestro. A lei. Chissà te, Fabrizio Pucci, veramente di cuore. Un applauso veramente, perché grazie veramente. Abbiamo anche la targa qui per Marina. Marina. Grazie. Okay. Mia moglie ringrazia. Grazie. Io Gozzeri, il
Gozzeriano ce l'ho a casa. Per me è un grande onore, perché Jason, Edoardo, anche Andrea, Jason Reitman ci teneva veramente tanto a questo film e aveva dato, si era immaginato una bambina di 12 anni con uno zaino protonico. Noi qui in Italia abbiamo avuto la fortuna di avere una doppiatrice come te, Lucrezia, in cui noi ti omaggiamo di questa targa, e in più ti vieni. A proposito di future generazioni, ti diamo anche l'action figure direttamente dalle mani di una piccola figlia. Guarda, guarda. Poi ovviamente abbiamo podcast. No, podcast. Podcast, chi ce l'ha podcast? Sorry. Sì, esatto, possiamo. Grazie veramente. Valeriano Corini. La bellezza appunto di podcast è l'entusiasmo che vi ricordate del film. E tu veramente, guarda, l'hai incarnato in una maniera meravigliosa, quindi grazie veramente di cuore, a nome di tutti i fan di Ghostbusters. Come si dice in gergo cinematografico, ci hai fatto ammazzare da ridere. Poi ovviamente abbiamo Trevor. Il nostro però, Trevor. Che con il nostro Ghostbusters con il cappello, perché non può essere, no, giustamente. Premi, è quello che si può. Ah, ecco, scusa. Scusa, aspetta, aspetta. Ovviamente podcast, Valeriano, scusami, ecco anche a te l'action figure di podcast, sempre dalla nostra mitica Fibre. E adesso anche a te abbiamo voluto dare questo omaggio. Grazie per quello come hai trasmesso il divertimento, il personaggio, veramente, perché per noi fan italiani è molto importante questa. Come ha detto Edoardo prima perfettamente, il nostro Andrea Ciaffaroni, e le voci sono fondamentali da noi, quindi voi avete veramente fatto, avete reso il film magico ancora più magico, veramente grazie di cuore. E poi ovviamente abbiamo Winston, grande Dario, dal nostro, veramente complimenti anche a lei, anche a te, grazie di cuore a nome di tutti i fan di Ghostbusters, veramente. E poi ovviamente non possiamo che anche il nostro Edoardo Stoppacciaro, che bel prossimo, che grazie al maestro Pucci ci ha permesso di sentire la voce di Egon con quella carica del 1984. Grazie. Che solo tu potevi dare. Grazie. Quindi io concludo dicendo grazie veramente di cuore a nome di tutti i fan italiani di Ghostbusters, di quello che ci avete dato. Ci vediamo ovviamente nel 2023 o 2024 con Ghostbusters Firehouse. Quindi ovviamente pronti con voi. Grazie di cuore. Grazie.